immagini che vedete vi giungono dal canal San Bovo e fra un po' anche vedrete lo spettacolare lago di Calaita. Qui accanto a me Pietro Ilarietti, addetto stampa Federazione Italiana Sport Orientamento. Buongiorno Pietro. Buongiorno Cristina. Oggi andremo a vedere le gare appunto del campionato italiano sprint e middle distance e cominceremo proprio dal canal San Bovo mentre scorrono queste immagini veramente spettacolari. Vedrete poi con il proseguo di questo campionato, delle immagini che vi manderemo, la spettacolarità di questi laghi, di questi boschi, ed è proprio qua il punto fondamentale, il fulcro di questo meraviglioso sport chiamato appunto orienteering. Pietro, la location. Orienteering detto anche lo sport dei boschi perché si svolge in piena natura. Qua abbiamo visto alcuni scorci di questo paesino Cauria che ci ha accolto a braccia aperte. Abbiamo visto il museo della guerra, poi c'è il museo dei bambini di montagna, il museo dei presepi permanenti, insomma un piccolo paese che ci ha proprio ospitato in un modo che meglio non si poteva e ha proprio messo la giacca della festa per l'orienteering oggi. E qui vediamo l'arrivo degli atleti, tante le categorie, ma io direi di cominciare subito con il saluto del sindaco prima di partire proprio con la gara vera e propria. Il benvenuto del territorio a cura del sindaco di Canal San Bovo, Albert Rattin. Sì, un benvenuto a tutti gli atleti, alle persone al seguito. Per la nostra comunità, per la comunità della Valle del Vanoi, è veramente un orgoglio ospitare questa importantissima manifestazione che ospita appunto 800 atleti da 11 nazioni. Quindi un grande orgoglio, una grande soddisfazione, un ringraziamento agli organizzatori, al GS Pavione, a tutti i volontari e naturalmente un in bocca al lupo agli atleti e a tutte le persone al seguito. Un augurio di successi e di tanto divertimento. Walter Bettega, tracciatore della gara sprint di oggi, è una gara molto insidiosa. Ho cercato di tracciare una gara molto veloce, ma intervallata anche a dei tratti molto tecnici, cercando così di portare l'atleta a compiere degli errori anche di tecnica. Allora, la cartina di orientamento è suddivisa in vari colori. E l'atleta deve passare per dei punti di controllo che sulla mappa sono segnati con dei cerchietti rossi. E lo scopo dell'orientamento è quello di fare il percorso nel minor tempo possibile. La partenza è situata nella parte bassa della cartina. Ci sono vari colori: il giallo che rappresenta i prati, il verde oliva che rappresenta i punti non attraversabili, gli oggetti neri che sono sassi oppure le case, le cose fatte dall'uomo, e il blu che rappresentano i corsi d'acqua. Andiamo però a vedere un punto. Come vedete adesso siamo al punto 118, sta funzionando la lanterna e adesso andiamo al prossimo punto. In questo tratto abbiamo percorso una strada, abbiamo attraversato e siamo arrivati a un incrocio e di fronte c'è il ponte. Per andare dal punto 151 al 129 ci sono tre scelte di percorso diverse e lo scopo dell'orientamento è quello di percorrere la strada più corta nel minor tempo possibile. Ecco qua, allora Walter Bettega, uno dei due tracciatori, ci ha spiegato esattamente tutte le varie funzionature del tracciato. Abbiamo detto, Pietro, i vari percorsi sono diversi da uomini a donne? Sì, sono diversi da uomini e donne e soprattutto sono diversi anche per diciamo così, le fasce di età, più complicati per i percorsi elite e poi più semplici per i giovani e poi anche per quelli più anziani. Allora, l'ambiente abbiamo visto in cui si svolge è principalmente quello naturale, per questo viene chiamato anche lo sport dei boschi, ma si può praticare anche nei centri storici e in molte città. È una prova contro il tempo, come diceva Walter, Pietro? Sì, è una prova contro il tempo, ovviamente ce la si gioca sul filo dei secondi e qui sta tutto all'abilità, la velocità mentale nel sapere leggere e interpretare la carta e poi
ovviamente nella capacità fisica. Qua vediamo oggi quasi tutti i migliori atleti in campo nazionale presenti, ci sono anche però atleti di altre nazioni, mi sembrano 11 le nazioni rappresentate. Unico assente in questa giornata è Mikhail Mamlev, che però lui è uno specialista delle gare lunghe. Voglio solo ricordare che le gare di orienteering solitamente si svolgono in bosco e solitamente si svolgono in boschi certificati PEFC, cioè il marchio di garanzia che certifica la gestione sostenibile delle foreste e di tutti i prodotti della filiera bosco-legno, quindi massimo rispetto per l'ambiente. Hai fatto bene a ricordarlo e a sottolineare questo aspetto molto importante. Intanto sono partiti i primi atleti, abbiamo detto e ripetuto più volte che la scelta del percorso è libera ed è fondamentale quindi la precisa lettura di questa carta topografica. Vince chi impiega il tempo minore, ricordiamo anche che troveranno queste varie punzonature dove gli atleti dovranno obbligatoriamente passare. Assolutamente sì, dovranno obbligatoriamente passare, non saltare i punti, pena la squalifica ovviamente. Qui parte Andrea Seppi, che secondo me è il favorito di oggi. Lui è sicuramente uno dei migliori interpreti di questa disciplina nell'orientamento italiano, una delle punte della nazionale guidata da Gigi Girardi. Una persona che gli può dare sicuramente filo da torcere è questo ragazzo che viene dalla Val di Sole, Roberto Dalla Valle, e il campione italiano uscente invece parte ora, Giacomo Zagonel, mentre in precedenza sono partiti tra i favoritissimi, che non abbiamo citato perché stavamo parlando, un'altra grande promessa, Riccardo Scalet, sono già partite Lia Patscheider e Christine Kirklegner. Ecco, vediamo alcuni punti del tracciato, lo ricordiamo, la gara sprint si svolge a Canal San Bovo, poi andremo anche a spostarci sul lago di Calaita, per la Middle, e ecco i vari passaggi, le varie punzonature, qui si vede perfettamente. Adesso abbiamo organizzato con te, Pietro, delle interviste simpatiche mentre continuano a scorrere le immagini degli atleti, di alcuni ospiti, perché in tanti vengono, no, a vedere queste sì, gare. Assolutamente sì, ecco a voi gli ospiti di oggi. L'ospite di oggi è Ilaria De Bertolis. Ciao a tutti, sono Ilaria De Bertolis, campionessa italiana di sci di fondo, faccio parte della Polizia di Stato, delle Fiamme Oro di Moena e della Nazionale Italiana. Pronta a provare l'orienteering? Prontissima, è la prima volta che lo faccio, spero di essere capace. Parata di campioni oggi qui a Cauria, Massimo De Bertolis, presentati. Buongiorno a tutti, Massimo De Bertolis, campione del mondo di mountain bike marathon 2004, due volte campione italiano sempre di marathon e ormai da 20 anni nel circuito internazionale della mountain bike. Sei pronto per un avversario insolito? Ma sicuramente, nello sport di avversari nella vita ne ho avuti tanti e bisogna affrontarne tanti. Speriamo di essere all'altezza e di riuscire a sopraffarlo. Io sono pronta e venderò cara la pelle, terrò alto l'onore delle donne. Allora, finale a sorpresa, Ilaria, bella vittoria, complimenti. Grazie, sono contentissima di aver vinto, mi sono cimentata in questo nuovo sport che devo dire è bellissimo perché unisce non solo l'aspetto fisico ma anche l'aspetto mentale, e è stato un buon avversario ma purtroppo sono più forte io. Che dire, onore vincitori? Niente, io speravo di avere una marcia in più perché avendolo già fatto, come ho detto prima, da ragazzino, invece l'età, ragazzi, gioca di brutti scherzi. Bocca al lupo per la vostra carriera. Crepi, grazie, in bocca al lupo anche a voi e a tutto il mondo dell'orientamento, uno sport bello, e arrivederci. Crepi e grazie mille a voi.
Allora Pietro, onore alle donne, abbiamo visto due grandi ospiti, Ilaria De Bertolis e suo fratello Massimo. Hanno parlato di età, a che età si può cominciare questo sport? Beh, si può cominciare molto presto. Io ho visto sui campi gara anche ragazzini di 3-4 anni accompagnati ovviamente dai genitori, però è un modo per prendere confidenza con questo sport. Questa che vediamo è una traccia GPS, in questo caso di Carlotta Scalet, che è un atleta di alto livello che ha ottenuto ottimi risultati, torna praticamente dopo 2 anni di infortuni e subito qui in azione oggi sicuramente è una ragazza da podio. E invece per quanto riguarda il limite di età, diciamo così, Massimo, si sono tenuti a Sestriere i campionati mondiali master 3 anni fa e lì c'era un atleta norvegese di 95 anni, quindi direi che, complimenti. Direi che non c'è limite all'età. Parlando un pochino invece dell'aspetto agonistico di oggi, favoritissimo vedo Andrea Seppi, ma anche Roberto Dalla Valle potrebbe essere un serio candidato. Transita ora Marco Seppi, che è fratello di Andrea Seppi, gareggiano in due società distinte, il campione italiano uscente Giacomo Zagonel, e ci portiamo in zona arrivo. Tra le donne sicuramente Lia Pacheider, Christine Kirchleckner e le due Carlotta e Nicole Scalet potrebbero essere gli atleti da tenere in considerazione. Ecco Pietro, che tipo di allenamento devono fare questi ragazzi per arrivare poi pronti a una gara come quella di oggi, un campionato italiano? Certo, mentre è arrivata Carlotta Scalet, sicuramente un allenamento di tipo fisico, ossia il classico allenamento come fosse un ragazzo che pratica l'atletica, però è l'allenamento che si svolge magari in pista, però anche sul terreno specifico, ossia il bosco. E poi c'è un allenamento tecnico, ci sono gli allenamenti di memorizzazione degli esercizi specifici, dove un atleta impara a leggere le carte. L'abilità sta anche nel saper adattare la propria mente ogni volta a un terreno diverso, quindi una situazione differente. Mentre arriva, attenzione, Christine Kirchleckner, che fa segnare il miglior tempo in questo momento. Sarà dura sicuramente avere la meglio su di lei. E comunque ci vuole una certa organizzazione societaria per riuscire a dar vita a un buon allenamento tecnico, perché mentre correre lo puoi fare quasi in ogni posto. Ecco, arriva però Andrea Seppi. Lui sicuramente in questo momento fa stabilire il miglior tempo. Ecco al finish Andrea Seppi, e poi vediamo le varie Viola atlete, Zagonel, Viola Zagonel e una grande promessa dell'orientering italiano Scalet. Riccardo Scalet, che oggi però non è riuscito a fare meglio di Andrea Seppi, lui che corre per questa nuova società Park World Tour di Gabriele Viale. Al finish anche Marco Seppi. Vediamo arrivare man mano tutti gli atleti. Esatto. E questo è il momento, no, delle premiazioni. Premiazioni. Sì, con la vittoria di Andrea Seppi e Christine Kirchleckner, che ancora una volta si conferma la migliore tra le donne. Vediamo la classifica. Eccolo. Infatti qua. Kirchleckner, Carlotta Scalet e Lia Pacheider, mentre tra gli uomini questa è la categoria elite, ricordiamo, Pietro, sì, sempre sprint. Andrea Seppi, sul campione uscente Giacomo Zagonel, e Riccardo Scalet invece è in terza posizione. Pensa che prima dell'intervista, se facciamo in tempo, vorrei ricordare che Christine Kirchleckner ci ha confidato che quest'anno ha ulteriormente alzato il suo livello e dice: vado più forte anche dell'anno scorso. L'anno scorso ha praticamente vinto tutto, quest'anno sta ancora vincendo e quest'anno dice che va ancora più forte grazie al fatto che può lavorare meno ore, lei che lavora in ospedale, è medico, e ora che è anche mamma, certo, ha più... Per assurdo è diventata mamma, ma più brava. E allora sentiamo proprio la voce dei protagonisti. Partire da favorite, ma mantenere le aspettative. Sì. No, sono partita senza farmi pressione, penso che era il metodo giusto, che è spesso il mio punto debole, e no, ci sto lavorando, penso che pian piano ci arrivo. Andrea Seppi, campione italiano sprint, complimenti. Grazie mille. Beh sì, sono contento, sono campione italiano, sono contento. Penso che ho fatto una buona gara, diciamo è stata una gara abbastanza combattuta comunque, anche se poi i distacchi sono stati abbastanza ampi, e sono contento perché era un terreno che non è proprio il più adatto alle mie caratteristiche, quindi essere stato competitivo anche in questa gara qua penso che sia un buon segno verso poi le gare internazionali di quest'anno.
Ecco qua, allora, questi abbiamo stato i vincitori. Pietro, ti aspettavi dunque podio? Hanno rispettato sicuramente il pronostico. Volevo sottolineare che Andrea Seppi ha voluto fare una dedica speciale al suo amico Manuel, che è affetto da una malattia, quindi lui, c'è un sito che si chiama Per Manuel, www.permanuel.it, dove si raccolgono i fondi per aiutare questo ragazzo che ha bisogno di cure. Allora, adesso passiamo al lago di Calaita, dove andremo a vedere appunto il campionato italiano Middle Distance, e andiamo anche qui ad ascoltare proprio il tracciatore, che ci spiegherà nei minimi dettagli quale sarà questo percorso, e poi naturalmente Pietro anche tu ci dirai poi le differenze tra la specialità sprint e la specialità middle. Allora, andiamo ad ascoltare ancora una volta il tracciatore. Vediamo. Aaron Gaio. Aaron Gaio, tracciatore, gara middle, svelaci i segreti. Ma alla fine abbiamo dovuto cambiare più volte i percorsi di gara, la versione finale va nella parte del bosco un po' più veloce, quindi in realtà probabilmente i tempi saranno abbastanza corti e delle gare davvero veloci. Ho messo tanti punti, per cui credo un tracciato nervoso, dovranno stare attenti alle sequenze giuste, trovare proprio anche i punti nell'ordine corretto, e poi chiaramente oltre al bosco veloce, che è gran parte del percorso, alcuni punti un po' più intricati nel bosco un po' più fitto, che daranno un po' di difficoltà anche agli atleti più esperti. Allora, questo è il percorso, ha detto giustamente Aaron Gaio, che è un percorso un po' nervoso, Pietro. Un percorso un po' nervoso, questo perché? Nervoso per due motivi. Uno, perché è ricco anche di saliscendi, qua siamo oltre i 1600 metri, insomma molta pianura non c'è. E poi perché gli organizzatori hanno dovuto affrontare apportare delle modifiche in corso d'opera ai tracciati, perché in questo momento, siccome noi siamo all'interno di un'area protetta, vi è la riproduzione del gallo cedrone, e quindi per non disturbare la riproduzione del gallo cedrone, certe zone della carta dove si pensava di poter passare sono state di fatto vietate. Quindi tutto il lavoro impostato durante l'inverno, il sopralluogo, la stesura dei primi tracciati eccetera, è stato completamente stravolto, creando non pochi grattacapi agli organizzatori, che hanno dovuto trovare la giusta quadra, ovviamente rispettando sempre certi parametri tecnici e in tutte le categorie, perché sono tantissime le categorie presenti. Mentre sono partiti già alcuni dei big, parte ora uno che oggi potrebbe fare veramente bene, è Roberto Dalla Valle. Allora, chiamato appunto lo sport dei boschi, l'orienteering, entriamo proprio nel vivo, posso dire così, mi permetti questa cosa, entriamo proprio nel bosco, e qui c'è da divertirsi, perché come hai detto tu cambiano, a parte il tracciato, anche proprio il terreno, quindi ci si perde facilmente. Allora, cambia tutto, cambia la tecnica di orientamento e cambiano anche gli specialisti, diciamo che come in tutti gli sport anche l'orienteering ha i suoi specialisti. Mentre ieri ad esempio Andrea Seppi era uno dei grandissimi favoriti, oggi probabilmente, se avessimo eccolo qua, l'abbiamo chiamato e arriva Andrea Seppi, se avessimo le stellette probabilmente lui non avrebbe il massimo delle stellette oggi, pur essendo un ottimo atleta. Chi gode del massimo delle stellette è probabilmente Michael Mamlev, atleta che ha oltre 40 anni ma che ha moltissima resistenza, gode ancora di grande condizione fisica, così come gode di grande condizione fisica Lia Pathscheider, tesserata dello Sport Club Merano, favoritissima. Lei invece è un'eccezione, perché va bene nelle gare corte, nelle gare medie, nelle gare lunghe, quindi favoritissima Christine Kirkleckner. Christine Kirkleckner. Parliamo un po' dell'equipaggiamento, dell'abbigliamento di questi atleti, della bussola e di quello che serve a loro proprio per affrontare le difficoltà del bosco. Certo, allora abbiamo parlato di equipaggiamento, mentre è appena partito Alessio Tenani, fresco campione europeo nella disciplina del trail orientamento, e parte un altro grande favorito, Riccardo Scarlet. Equipaggiamento, beh, un abbigliamento come vedi particolare, tecnico, che deve resistere ai rami, ai rovi, però non deve essere pesante. Poi vedi, in questo caso hanno queste ghette, questi calzettoni così, che hanno una funzione sia protettiva, e poi scarpe ovviamente che cambiano a seconda delle condizioni del terreno, e non poteva mancare la mappa, perché è uno degli elementi distintivi, con la bussola. Sul braccio invece vedi che hanno, alcuni di loro hanno questo
attrezzo, chiamiamolo, dove ci vengono riprodotte le leggende del, come sì, vedi in questo caso, Nicole Scaletta, che stiamo rincorrendo. Nicole Scaletta è un'altra di quelle atlete dell'orienteering italiano che vive in Scandinavia, perché come Riccardo Scaletta, che sta in Norvegia, gli orientisti, diciamo così, che vogliono provare ad eccellere a livello internazionale si trasferiscono proprio là, dove l'orienteering è uno sport ai massimi livelli. E questo è uno dei punti dove le persone possono assistere al passaggio degli atleti. Esatto, Pietro, questo è il punto spettacolo. Abbiamo appena visto Alessio Tenani, viene posizionato in modo strategico affinché gli spettatori possano vedere meglio i loro atleti. È passata Vanessa Round, pensa tu, che è arrivata dall'Australia per questa gara, come c'erano degli atleti poi provenienti dalla Cina. Si sta ingrandendo la Federazione Sport Orientamento, Pietro? Beh, la Federazione Sport Orientamento, presieduta dal presidente Mauro Gazzerro, conta ora su circa 16.000 tesserati e c'è stato un buon aumento negli ultimi anni, ricordo, praticatissimo nelle scuole. Pare che siano oltre 10.000 i ragazzi che ogni anno praticano l'orienteering, che comunque ha uno sport che ha una valenza multisensoriale, ossia vengono messe in campo e sviluppate varie abilità. La traccia, questo è Riccardo Scaletta, con sì, il GPS. È la traccia GPS. Ovviamente l'atleta non può guardare il GPS durante la gara e non riuscirebbe nemmeno, perché un atleta esperto come lui ha una velocità di esecuzione, di pensiero talmente veloce che onestamente non prenderebbe mai uno spunto da un GPS. E questa è la traccia che noi mostriamo per permettere poi ai nostri spettatori, telespettatori, di capire meglio questo sport. Qui Mikhail Mamlev, che al momento è ancora brillante, e Roberto Dalla Valle è sempre competitivo, è un azzurro convocato per i campionati europei di Repubblica Ceca. Sbilanciati, i favoriti in questa gara di middle distance, quali erano? Allora, Pietro? Sicuramente Mikhail Mamlev è uno dei favoriti, come Roberto Dalla Valle, e potrebbe andare bene anche Riccardo Scaletta. Tra le donne direi che se la giocano Christine Kirchlechner, sì, Lia Patscheider, Carlotta Scaletta potrebbe essere un'altra delle favorite. Stiamo a vedere. Emiliano Corona, intanto, vediamo. Emiliano Corona, che è uno degli atleti del gruppo sportivo forestale, è un professionista dell'orienteering. Giacomo Zagone, vediamo nei vari punti di punzonatura. Sì, qui come vedi ci siamo presi la briga di inseguire proprio con le nostre gambette. Stavo chiedendo appunto chi è stato il coraggioso a provare a inseguirli. Guardate qui il terreno, quanto è difficile. Assolutamente sì, bisogna prestare molta attenzione, però gli orientisti sviluppano delle abilità tali che sanno uscire da ogni situazione. È uno sport veramente affascinante, io credo che tu puoi vedere qui le differenti situazioni. Passa Mikhail Mamlev, però sta passando veramente piano, e qui guarda cosa succede: passa Roberto Dalla Valle, punto spettacolo, e si dimentica di punzonare. Non si sa se, ecco, in questo caso d'emozione. Cosa succede? E lui è sicuramente squalificato in questo momento, a meno che torni indietro, ma così non è stato ecco, il tempo. Portiamoci però in zona arrivo e scopriamo chi vince oggi, mentre arriva Manuel Negrello, che è comunque un buonissimo atleta. Sono giustamente stanchi perché il cambio di pendenza, il tracciato non era facile, come ci ha ricordato prima Aaron Gaio. Ecco qua che arriva Riccardo Scaletta, ha già un buonissimo tempo, direi che è difficile da battere oggi questo intertempo, mentre Viola Zagonella, anche lei un'azzurra. Un'altra delle giovani promesse, Giacomo Zagonel, dell'orienteering azzurro, viene da Roma, e Adrienne Brandi, lei è più specialista però delle prove cittadine. Vediamo come cambia l'arrivo dalla gara che abbiamo visto precedentemente, che era lo sprint, Pietro, si vede una differenza notevole. Ed eccola, tanta gente che è venuta a vedere questo campione italiano di middle Christine distance. Kirchlechner, sì, eccola, una delle favorite. Al primissimo posto, mentre là sotto c'è dall'Australia Vanessa Round, che sta già riposando. Vanessa Round, che è stata protagonista a fine gara di un bagno nel lago di Calaita ai 1600 Anna metri. Anna Caglio, Anna Giovannelli, intanto arrivano. Il lago di Calaita, bellissimo, devo dire, in Trentino, lo ricordiamo, delle location non indifferenti. Complimenti sicuramente agli organizzatori, guidati
da Adriano Bettiga, il gruppo sportivo Pavione, che ha fatto un lavoro straordinario, accompagnato poi da tutti i volontari del paese. Arriva stremato Alessio Tenani e un altro forestale in arrivo in questo momento è Daniele Pagliari. Stanno per terminare tutti gli arrivi al finish, ancora due donne, Carlotta Scalet dello Sport Club Meran. Ecco il finish, ora dovremo Lia Patscheider vedere la classifica e le relative interviste, ma intanto vediamo. Non fa meglio di Christine Kirkleckner, però sale sul podio. Vanessa Round, orienteering Australia, non sì. Detto prima. 11 le nazioni presenti, se non vado errato. E arriva, guarda, molto rilassato, ha sbagliato qualcosa e se ne è accorto e poi ha preso la gara come un allenamento. Arriva comunque, non si è accorto di non avere punzonato, Roberto Dalla Valle ha comunque corso per tutta la prova e poi scoprirà di non essere inserito nell'ordine d'arrivo. Ecco, ancora momenti di svago, la nostra cartolina dal lago di Calaita, mentre adesso andremo a vedere il podio. Sono stati 700 oggi. E la classifica. Eccolo qua, per Riccardo Scalet, davanti a Alessio Tenani e Marco Seppi. Andiamo a vedere adesso l'altra categoria Elite. Tra le donne, Christine Kirkleckner, 30 e 41, davanti a Lia Patscheider, 32 e 35, e poi Heike Torkler, l'alto adesina. Due secondi quasi, e devo dire tanto, no, il distacco. Un bel vantaggio, qui la premiazione a cura del presidente Mauro Gazzerro, vediamo che riceve la medaglia Alessio Tenani, tanto pubblico, in due giornate comunque fantastiche, gli organizzatori sono stati fortunati anche dal punto di vista meteo. Eccoli qua, Inders, Seppi, Scalette, Nani, mentre questa è le donne. Lia Patscheider che riceve la sua medaglia. E qua Cristina con la sua bimba, due volte mamma, Cristina Kirkleckner. Questa è Maria Piera Frueta, assessore allo sport, che ha anche lei contribuito in maniera fondamentale alla buonuscita di questo evento. Le voci dei protagonisti, sentiamo. Riccardo Scalet direttamente dal Norvegia per aggiudicarsi questo campionato italiano middle. Sì, sono contento della mia gara, comunque conoscevo il terreno abbastanza bene perché ci siamo allenati qui molte volte, non negli ultimi due anni perché era sotto embargo, ma comunque conoscevo il terreno, quindi credo avessimo un po' di vantaggio. Una piccola analisi tecnica di questa prestazione. Ho commesso qualche errore perdendo circa 1-2 minuti e in salita non mi sentivo particolarmente performante, però sono contento, non posso lamentarmi. La stagione però è appena iniziata, quali gli obiettivi? E il mio obiettivo sono i J-Voc quest'anno e poi vediamo come va il resto della stagione. Christine Kirkleckner, secondo titolo in due giorni. Sono contenta, come abbiamo parlato ieri. Lo scopo principale è quello di divertirsi, mi sono divertita nel bosco anche se non sono riuscita sempre a mantenere la concentrazione oggi. Senti, due titoli sono già in bacheca, a questo punto se l'appetito vi è mangiando si pensa anche alla long. Certo, anche perché penso sia la specialità che mi piace di più di tutte e quindi sono sempre pronta per difendere un titolo. Long distance anche allora per Christine Pietro. Vedremo a fine estate se manterrà questa condizione di forma, ma è sicuramente una delle favorite indiscusse. Due titoli, come ricordavi tu, in due giorni, ma insomma da neomamma con tutti gli impegni non è poco. Allora, abbiamo ancora altre interviste dei protagonisti, mentre scorrono le immagini, andiamo ad ascoltarle insieme. Adriano Bettega, allora, due giorni di emozioni intense. Certamente sì, per noi è stata veramente due giorni di gare con forti emozioni. Ieri a Cauria era una cartina nuova, un territorio nuovo, con qualche perplessità per così come era strutturato, però siamo stati felicissimi, sono stati felicissimi chi ha partecipato, sono stati felicissimi chi ci ha ospitato, cioè tutta la comunità di Cauria e tutte le associazioni che ci hanno dato una mano, e noi per contro siamo stati felicissimi. Territorio che ha risposto in maniera straordinaria.
Certamente sì. Qui siamo in pieno parco del Paneveggio Palais San Martino, abbiamo avuto la loro collaborazione e abbiamo cercato proprio di rispettare l'ambiente che ci ospita, spero come organizzazione di esserci riusciti e sono stati meravigliosi. Abbiamo insieme riuscito anche in questo a fare il meglio e mantenere il rapporto con l'ambiente in modo ottimale. Si sono conclusi i campionati italiani middle, il bilancio finale tocca al presidente della FISO Mauro Gazzerro. Ma direi un bilancio assolutamente positivo, 11 nazioni, due giornate di gara splendide, 1500 partecipanti tra ieri a Cauria e oggi qui a Calaita nella prova middle, direi numeri interessantissimi. Abbiamo avuto le conferme del buon stato di salute dei nostri giovani atleti, ma voglio fare un plauso in questa occasione all'SD Pavione, capitanata da Adriano Betega, che ha fatto veramente un egregio lavoro, anche perché in questa ultima settimana hanno dovuto affrontare non pochi problemi con il Gallo Cedrone e l'arena di gara, soprattutto quest'oggi qui a Calaita, che è appunto frequentata e popolata da questo gallo cantore, e quindi se parlerete con gli organizzatori sentirete che hanno dovuto aggiustare all'ultimo momento i percorsi proprio per non andare a infortunare il gallo. Si conclude così il campionato italiano sprint e middle distance, e il prossimo appuntamento a Valsugana per la Coppa Italia. Io ringrazio e saluto Pietro Larieti per essere stato con noi. Pietro. Grazie a te, ovviamente un ringraziamento a tutta la vallata che ci ha sostenuto in questa produzione. Grazie anche da parte mia e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. A presto.